Grazie Delmaso della presentazione. Questa mia riflessione era in agenda dal 20 marzo, quindi era da lungo tempo che avevo promesso di venire. Avevo chiesto 20-25 giorni fa se proprio era necessario, perché ho avuto grossi, gravissimi problemi familiari. Poi abbiamo visto che non era possibile cambiare il programma e sono qua. Non sarò brillantissimo come di solito mi accade, perché i problemi me li porto appresso. Qual è la nota di chiave di lettura che vorrei dare a questo? Non quello di riflettere sui problemi tecnici, di quali sono gli investimenti. Non si sente? Non certo quelli della dimensione tecnica dell'intervento, dell'offerta, della proposta, degli agganci finanziari. Io faccio un altro mestiere, rifletto sul sociale e quindi mi attacco a quello. Cosa è la nota fondamentale di questi ultimi mesi, di quest'ultimo anno e verosimilmente anche dei prossimi? Perché credo che la ripresa non arriva così facilmente. La nota fondamentale è la voglia, il bisogno, la grinta alla sopravvivenza. La società italiana vive questi mesi, da un anno, da 15 mesi a questa parte, vive con la lotta per la sopravvivenza. Sente che la crisi è annunciata sempre come un baratro che si avvicina, come un abisso che sta lì, sente la paura. Non ha probabilmente, diciamoci la verità, neppure la capacità tecnica di derubricare gli annunci. E quando ti arriva ogni mattina l'annuncio che l'occupazione è diminuita dal 12, aumentata dal 12 al 13%, il successivo SMS ti dice che sono state chiuse 35 aziende questa mattina nel nord-est. Oh no. Alla fine sente il gravame di questo messaggio continuo. Oggi stesso, se prendete i messaggi di stamattina, sono che l'Unione Europea ha ridotto le stime per lo sviluppo italiano dall'1,7 allo 0,7, adesso non so, e la disoccupazione va al 14 e il debito raggiungerà il 14, il picco massimo, il record massimo. Uno, dopodiché si suicida naturalmente, perché è un martellamento continuo. E forse un giorno, se avrò tempo, cercherò di capire il perché, quali sono le ragioni per cui tutta l'informazione economica è canalizzata verso la catastrofe, verso una dimensione catastrofica. Ma quello che importa per ora è che quella dimensione catastrofica, la catastrofe si avvicina, l'abisso si avvicina, la realtà è in sfilacciamento, in disgregazione, e beh, la gente come lo recepisce? Lo recepisce con una voglia profonda di sopravvivenza. Devo farcela. Quale che sia il mio modo di essere, devo farcela. Devo farcela, naturalmente. Il devo farcela significa una specie di ritorno alla propria anima più profonda, di ritorno a quello che c'hai, al tondino di ferro su cui si è aggregato il cemento della tua vita, e vedi un momentino se c'è ancora. E quest'anno è stato così. Quest'anno è stato sostanzialmente così perché? Perché l'italiano medio ha riscoperto, come diciamo noi Censis ormai forse da troppi mesi, ha riscoperto il suo scheletro contadino. Dirlo qui, in piazza dei mercanti, in una città governata dalla finanza, in un mondo come il vostro, in cui tutto è legato ai corsi borsistici o trimestrali o annuali, nella finanza etica o non etica, dire che l'Italia oggi ritorna uno scheletro contadino può essere paradossale, ma non è così. C'è un doppio ritorno, un ritorno alla realtà contadina come terra e un ritorno alla realtà contadina come attività.
attitudine e comportamento che è evidentissimo. Pensate al secondo punto. Cosa è oggi il comportamento di consumo degli italiani se non un consumo di sobrietà, di misura, di controllo, di autoregolazione? Cos'è il comportamento italiano comune se escludiamo l'innamoramento, la sbornia per l'ICT o per il telefonino o per il tablet, se non un controllo rigoroso, profondo dei propri consumi? Se andate a vedere, il consumo italiano è controllato, ma non perché non ci sono più soldi, ma perché l'italiano ritiene che sul consumo deve decidere lui. Ci vuole misura e autocontrollo. E l'autocontrollo significa che so e devo capire, avere trasparenza e conoscenza del mercato. Per cui posso scegliere se il biglietto aereo me lo faccio un mese prima, viaggio Ryanair e spendo 10 euro per andare a Parigi e poi il giorno dopo invece andare a fare la crociera sui mari del nord. Ma perché? Perché voglio controllare, non è che voglio ridurre il livello complessivo. Voglio però qualificarlo, questa cosa la posso comprare al discount, anzi la devo comprare al discount, ma quell'altra cosa vado da PEC. Perché? Perché il nostro modo di questa soggettività, chiamiamola sobria, austera, non austera perché si mangia di meno, si consuma di meno, ma perché si regola noi il meccanismo di consumo. E questo è un modo di scoprire una parte di noi che per 30-40 anni ci eravamo scordati. Chi di noi più anziano ricorderà i suoi vecchi, anche se erano impiegati o i suoi nonni se erano contadini, qual era la capacità di controllo della situazione. Altro che, come adesso, il chilometro zero, vai direttamente dal contadino che ti porta con i coltivatori diretti il prodotto sotto casa e te lo fa pagare 25% in meno, bellissimo, però il problema vero sta in noi stessi. Ritorna una voglia di sobrietà controllata, in cui la soggettività è fondamentale, non l'induzione dell'offerta. L'induzione dell'offerta conta sempre di meno, anche quando si parla di brands di varia natura, quando si parla di prodotti di marca, quando si parla di prodotti di moda. Pensate il declino di tutto l'abbigliamento firmato, tanto griffato. Non c'è più questa voglia di consumo, c'è una voglia di restare con tutto quello che si può consumare a disposizione, ma scegliere con sobrietà quello che io ritengo essenziale. Ci ritorno su questo perché quello è il tipo di atteggiamento che poi tocca il vostro lavoro, la vostra attenzione, l'andamento degli investimenti responsabili. Ma c'è uno spirito contadino perché tutto sommato nella realtà italiana di oggi quello che funziona meglio è tutta la dimensione che attiene alla realtà agricola. C'entra poco con lo spirito contadino tradizionale, però rendiamoci conto, la maggior parte del nostro export è agroalimentare. Rendiamoci conto che la maggior parte della nostra presenza all'estero è agroalimentare ed enogastronomica. Rendiamoci conto che una buona parte del turismo in arrivo in Italia va verso l'agriturismo. Rendiamoci conto che la maggior parte della qualità, diciamo così, di immagine dei nostri prodotti vanno sull'olio, sul vino, sull'aceto di Modena, no? Non so quello che sia, che sono prodotti sostanzialmente di terra. Io ho sempre sostenuto che l'Italia è sempre stata una società terragna che tiene il rapporto forte con la terra. In un momento in cui sembrava che ci andassimo oltre
il carattere del ragno, andavamo verso la chimica fine, verso la finanza di grande livello, verso l'informatica estrema. Nel momento della crisi ci siamo in qualche modo guardati allo specchio e quello che avevamo lo stiamo mettendo sul tavolo. Avevamo questa capacità squisitamente agricolo-contadina di tirar fuori dalla terra quello che si può, non solo nocciole o fichi, ma anche turismo, prodotti da esportare, catene enogastronomiche, immagini di grande levatura qualitativa, e quello stiamo facendo. Questi due aspetti, questa riscoperta della dimensione contadina, facendone una dimensione di grande possibilità di modernizzazione, di modernità. Non è che ritorno perché facciamo agriturismo, facciamo l'olio e il vino, ritorniamo ad essere paese povero. Perché, come sapete, lo facciamo con un modo tale che siamo all'avanguardia in quel tipo di mercati. Ma questa cosa qui si ricollega a una riscoperta del vecchio modo di pensare la società italiana, che naturalmente ha un solo riferimento, ed è il riferimento al territorio e agli attori del territorio, perché una società che è legata alla terra, alla fine è legata a quel territorio, è legata a quel paesaggio, è legata a quell'ambiente, è legata a quella ecologia, è legata a quei boschi, è legata a quella comunità locale, è legata a quella banca locale. Se ci pensate bene, la dimensione di questa società che sembra richiudersi in se stessa per andare a scoprire il suo scheletro profondo e invece si ritrova tutto sommato più agile di quanto si pensi, però ha un suo cardine fondamentale, il suo territorio. Quando nella ricerca d'Oxa voi avete trovato l'attenzione all'ambiente, l'attenzione alla protezione ecologica, l'attenzione ai rifiuti, l'attenzione al paesaggio, ritrovate un qualcosa che è profondamente vera, perché è l'incardinamento sulla vita di tutti i giorni attraverso il territorio. Il territorio è non soltanto quello che vedi, il paesaggio, non soltanto quello che mangi, bevi, acqua e prodotti agricoli, ma è anche la comunità locale che ti porta avanti, che ti protegge. Quanta Italia oggi è Italia borghigiana, che vive nei borghi e in quei borghi rifà coesione sociale, rifà protezione degli anziani, rifà protezione dei giovani che non trovano lavoro, rifà in qualche modo cultura coesa. E anche qui voi ritrovate che il carattere fondamentale dal punto di vista economico di quelle realtà, dei borghi, le medie città, il territorio, dove lo ritrovate nel primato della banca, che ritrovate naturalmente nel testo d'Oxa. Il testo d'Oxa dice: la mediazione, l'interfaccia fra l'offerta di prodotti ISR e il singolo consumatore o stakeholder, quello che sia, è il connettore, l'interfaccia è la banca. Dicevo prima Dalmaso, porca miseria, chi conosce come si è trasformata la banca negli ultimi 20 anni non vede più il direttore di banca come l'uomo di fiducia della comunità. Perché fra verticalizzazione, divisionalizzazione, vendita di prodotti finanziari di ogni tipo e ogni natura, il direttore di banca viene ormai visto in parte come un venditore di prodotti, non più come il consulente dell'azienda, della famiglia. Eppure l'indagine d'Oxa ci dice che per il 59% si fidano, poi scendono a meno del 20% per l'SGR, per la società di gestione. Significa che la centralità della banca, che per voi è un fatto tecnico, dove veicolo il mio prodotto, la mia offerta, la mia specializzazione, non è solo un fatto tecnico, perché la banca è
uno degli strumenti, forse il maggiore, che esalta la dimensione finanziaria del fattore territorio, del fattore coesione sociale sul territorio, del fattore vivere insieme sul territorio. Questo tipo di trasformazione è un tipo di trasformazione che crea un tipo di atteggiamento particolare. Non, nella realtà delle domande d'Oxa si ritrovano per certi versi. Ma se colui che si avvicina al mondo degli ISR è quello che dico io, quello che vive nel territorio, quello che vive con un canale privilegiato che è la banca, quello che vive con una voglia di controllare i prodotti ma anche gli investimenti, che ha una sua cultura di sobrietà e quindi di serietà nel modo di consumare o di comprare o di investire, che tipo di atteggiamento vi ritrovate di fronte? Quali tipi di cose vi chiedono? Leggete nell'indagine d'Oxa che cosa chiedono? Trasparenza e correttezza e professionalità. Non c'è, sì, c'è anche una buona rendita, una buona performance, c'è anche una voglia di avere una rispondenza, una ricaduta sociale, ma quello che chiedono profondamente è l'essenziale, lo scheletro contadino, un po' di correttezza, un po' di trasparenza e un po' di professionalità. Addirittura le due cose, correttezza e trasparenza, sono le cose più alte che in una delle tabelle che ho visto hanno la quota più alta. Poi ce ne sono altre, ma interessa poco. Il resto l'avrete visto perché è stata già illustrata stamattina. Allora andiamo a vedere queste tre cose, trasparenza, correttezza e professionalità. La trasparenza è la cosa fondamentale, perché se il titolare della scelta sono ancora io, o voglio essere io, o tendenzialmente sono io, come faccio la scelta fra comprare il prosciutto al supermercato o comprarlo da PEC? E beh, anche sulla finanza voglio essere io. E io per decidere, mentre sul prezzo del viaggio aereo a Sharm el Sheikh me lo vedo su internet, me lo gioco, faccio le telefonate e posso farlo, su questa cosa qua io ho bisogno di trasparenza. Ho bisogno che il processo di offerta sia il più possibile trasparente. Notate però, non il singolo prodotto deve essere trasparente, deve essere l'offerta che deve risultare credibile in quanto trasparente. Si nota nel testo della Doxa una certa incertezza a vedere la gamma dell'offerta, dai fondi pensione, ai bot, ai fondi comuni, una certa, lo dice del resto la ricerca, una certa indeterminatezza. Il singolo prodotto magari è comprensibile, ma la comprensione della gamma delle possibili offerte o delle possibili decisioni è ancora limitata. È come se ci fosse una quota di indistinto all'interno di questo mondo, del rapporto fra voi e il potenziale cliente, che ancora non è stato risolto. Non c'è ancora il prosciutto dove lo compro. Ma non perché il prosciutto, come atteggio il mio consumo, il mio comportamento di consumo in una gamma di, che so, variegato di offerte, ma di cui voglio capire le logiche. Che non può essere soltanto la logica mi fa guadagnare di più o mi garantisce un investimento utile alla conservazione del paesaggio o alla correttezza ecologica. No, devo capire il complesso del disegno che c'è dietro questo. Altrimenti diventa un panorama pieno di richiami, ma senza una possibilità di descriverlo unitariamente. E naturalmente poi invece i singoli operatori spingono a dire il mio prodotto, sarà il titolo di Stato, sarà il deposito postale, è il meglio di tutti in termini di trasparenza, cioè fatica pregevole e giusta. Ma il vero problema è che il problema
È un problema collettivo, cioè il problema è di tutti coloro che hanno dei prodotti da offrire che non possono non capire che il consumatore, il risparmiatore vuole avere un quadro preciso di quello che è la costellazione in cui si muove. Perché se altrimenti essere catturato da una sola stella di costellazione può andar bene, ma non ne convince quella cultura da scheletro contadino, da sobrio, prudente, in qualche modo anche occhiuto modo di essere. Questo è il primo punto, la trasparenza è fondamentale, ma una trasparenza della gamma di offerta, non una trasparenza dei singoli prodotti. Perché è certo che anche l'assicuratore dice, ma come la trasparenza, gli faccio, gli snacco lì due pagine di avvertenze, note, richieste di informazioni, eccetera. Non posso dire nulla, però cosa c'è di rapporto fra il tenere la cosa più alta, tenere il conto corrente bancario e fare la polizza d'assicurazione? Qual è? Soltanto la trasparenza dei singoli? O invece c'è un problema di peso fra le due cose? Pensate, tanto per dire una cosa che sta nella realtà di tanta gente che magari voi conoscete, tutti coloro che vanno oltre i 70-75 entrano in uno stato di non autosufficienza o hanno paura di entrarci. Che fanno? Una volta compravano un negozio, un appartamento, facevano l'affitto e campavano. Oggi non c'è più quel tipo di logica. Dice, ti fai la polizza? Vai a vedere quanto costa una polizza. Oppure ti tieni i soldi e te li razioni nel tempo, in modo tale da poter pensare ancora 5 anni, c'ho abbastanza. Allora che faccio? Al conto corrente o al deposito postale, quello che mi permette di mantenere il patrimonio costante. Non investo su altri prodotti. Perché altri prodotti non mi danno a me, non autosufficienze, ottantenne, non mi danno nessuna garanzia. E noi abbiamo ormai il 70% della popolazione che sta in quella direzione, che sta, un altro altrettanto, ci si avvicina. Allora, primo elemento, la trasparenza. La trasparenza perché? Ma è una trasparenza di gamma dell'offerta, non una trasparenza della singola offerta. Il secondo problema che indicano e che è chiaro, oltre alla trasparenza, la correttezza. La correttezza con il cliente diventa fondamentale. Purtroppo siamo stati abituati che, specialmente negli anni della banca supermercato di prodotti, che pur di vendere si vendeva tutto. E poi alla fine si è pagato. Le banche che hanno assimilato la cultura del supermercato, del banco di supermercato di prodotti, chi comprava comprava e chi vendeva vendeva, poi intanto il profitto del direttore di banca veniva da quanto aveva venduto. Non... Quella logica lì non è più accettabile, ci vuole correttezza. Informazione col cliente, dialogo col cliente. La correttezza sull'informazione, sul modo di gestire, come trasformare, l'investimento, sul modo in cui ragionare della qualità dell'investimento. La correttezza diventa un elemento non di basso profilo. Non è banale retorica, voglio una controparte corretta. No, perché lo scheletro contadino vuole gente corretta di fronte. Vuole una dimensione in cui quello che gli dici è... E se chiede un'ulteriore informazione, quell'informazione deve essere data. Credo che sia una cifra intorno al 50% quella che mette la correttezza verso il cliente come un elemento fondamentale, costitutivo di questo mercato.
Ed è vero, perché trasparenza e correttezza sono due cose che vanno insieme, ma mentre la trasparenza è un fatto tecnico, tanto o un fatto tecnico-politico, se è trasparenza del sistema e non trasparenza del singolo prodotto, qui invece siamo alla correttezza individuale. Chi mi vende qualche cosa non è un qualsiasi altro, è un altro con le virgolette, è un altro che è il mio referente, è un altro di cui mi posso fidare, è un altro da me, è un altro me. E questa è la seconda cosa, che rientra in questa cultura della crisi che ha portato a comportamenti, atteggiamenti, valori, perché no? Diversi da quelli passati. Nel mondo consumistico che abbiamo vissuto, io visto che l'ho vissuto tutto da 58 in poi, il consumismo italiano, c'era la Milano da bere, c'era l'investimento facile, c'era la banca che andava avanti tranquillo, c'era una borsa che correva, ci sembrava che fosse tutto facile. Non avevamo bisogno di guardarci dentro e cambiare atteggiamento. La crisi ci ha fatto cambiare atteggiamento. Ci ha fatto cambiare atteggiamento proprio perché questo tipo di realtà aveva una sua forza di spinta. Il rapporto, quindi, è un rapporto che va verso una comprensione di un mercato che sta cambiando, un mercato che ha bisogno di essere capito per come esso è. Dove sta il punto in questo momento? Il punto in questo momento è che la clientela, il cliente vuole un qualche cosa di vicino alla sua cultura della sobrietà. Non vuole la grande exploit di prestazione, non vuole la sicurezza tranquilla di non perdere, vuole quello che ho detto prima, un livello di professionalità adeguato. Perché io, mentre se scelgo il prosciutto da pecora o il prosciutto al supermercato, sono un professionista, sono uno che ha sviluppato una cultura professionale su quell'argomento. E dall'altra parte voglio un professionista. Voglio professionalità, non voglio arronzamento più o meno di vendita. Voglio del professionismo. E ritrovate sempre nella indagine d'Oxa questo privilegio della professionalità, il privilegio di una cultura professionale che naturalmente viene poi in qualche modo trasposta, forse più nell'immaginario che nella realtà, nel bancario. Il 59% della gente che dice mi fido prevalentemente della banca, noi probabilmente vede nel bancario non soltanto quel soggetto di territorio che ho detto prima, e chiunque abbia spirito contadino vede il territorio, il borgo, come centrale, ma nella banca non si vede solo quello, nel bancario si vede anche una capacità professionale che in qualche modo ha la sua storia. Chiunque di noi ha frequentato la banca negli anni 50, 60, 70, 80, dal 90 in poi comincia una sorta di cambiamento antropologico del sistema bancario italiano, sa che il rapporto col bancario era un rapporto di totale disponibilità del bancario e di professionalità, anche semplice, ma messa al servizio del cliente. Io ho avuto un padre direttore d'agenzia nel Banco di Santo Spirito, mio padre consumava 10-11 caffè al giorno con i suoi clienti, li prendeva, li portava al bar, ne parlava, ed era il confidente di tutta la piazza. Oggi non lo è più, mio padre naturalmente non più, ma oggi il direttore di una filiale non è più nessuno in termini di confidenza con... Però se è vera la cifra, e credo che sia vera, che il 59% si fida come interfaccia, come commutatore di bisogni e di offerta, si fida del sistema bancario, è ancora per quel tipo di ricordo.
potrebbe declinare quel tipo di ricordo, perché buona parte poi del sistema bancario oggi è verticalizzato, quindi il direttore di filiale di Foligno deve aspettare che da Milano gli danno il visto o no, o gli chiedono 7 giorni o 25 pagine di supplemento, di istruttoria, e alla fine non se ne fa nulla. Probabilmente quella cifra del 59%, se la ripetessimo fra 5 anni, la vedremo scendere al 25%, no? Dico, però sta ancora lì, perché ha queste due componenti, la componente del territorio che altri non hanno, forse solo il deposito postale, perché in tutti i paesi d'Italia un ufficio postale c'è ancora, ma sapete con quali termini, onestamente, di interrogazione reciproca fra cliente e lo sportellista postale, ma tutti gli altri non hanno assetto di territorio. Vedo male l'SGR con assetto di territorio, vedo male il fondo comune, il fondo pensione con assetto di territorio. Invece la banca aveva questi due aspetti, professionalità e il rapporto col territorio. E su questi due punti credo che sia utile e necessario continuare a lavorare. Finisco con una notazione. Se, come io ritengo, e l'ho detto all'inizio, noi abbiamo lottato per la sopravvivenza, e se oggi potremmo dire che l'inverno 2013-2014 è passato senza grandi catastrofi, ce l'abbiamo fatta, ci siamo salvati, magari per il rotto della cuffia, dobbiamo dire che questa cosa qui non riesce ancora a far capire qual è la prospettiva. Io chiudo il mio discorso per farvi vedere come i 15 mesi passati hanno cambiato proprio i parametri, i riferimenti, le colonne a cui dobbiamo fare riferimento. Però il futuro è sempre quello, sì, sarà sempre quello. Però ci sono realtà nuove, mercati nuovi, che proprio questo 15 mesi di sopravvivenza hanno fatto riscoprire. Faccio esempio soltanto la dimensione agricola agroalimentare. Il boom dell'agroalimentare ha fatto scoprire una cosa che non sembrava così importante, il ruolo delle donne. Oggi le grandi aziende agroalimentari, specialmente quelle di qualità, il vino, l'olio, eccetera, eccetera, sono prevalentemente gestite dalle donne. C'è un successo di genere che non ce l'aspettavamo. Ma il ritorno alla terra è forse anche un ritorno alla donna, non vorrei essere retorico fino all'improntitudine, ma è un ritorno alla dimensione del rapporto con la vita di tutti i giorni, con la vita della famiglia, con lo scheletro contadino, che riporta una responsabilità delle donne. Naturalmente le donne oggi sono le contesse toscane che fanno vini straordinari, sono le proprietarie di palazzi o di casali in Umbria o nelle Langhe che fanno dell'ottimo agriturismo, non sono certo le contadine della mia infanzia, però la novità c'è ed è a mio avviso uno dei mercati più importanti che c'è oggi, sì. Proprio perché, specialmente per voi, perché c'è insieme il problema di un nuovo genere che si affaccia all'economia, che ha voglia, che ha investito e comincia ad avere anche ricavi dall'investimento, che se vuole investire è legato psichicamente al fatto che l'investimento deve in qualche modo favorire la terra su cui la persona femminile in questo caso lavora. E quindi tutti i meccanismi ecologici hanno tutte le offerte a sfondo ecologico hanno una loro possibilità di avere mercato lì. Così come una buona parte, ad esempio, del ritorno della logica con cui noi abbiamo fatto riscoperto un po' di cultura artigiana. Oggi non è più soltanto la cultura dell'artigiano che faceva il pezzo di ceramica o l'intarsio a legna.
Oggi l'artigiano va dalla badante, artigianato di servizio alla persona, fino all'artigiano tecnologico, digitale, che oggi smanetta sul suo smartphone e fa piccole imprese, vendendo servizi, inventandosi cose relative alla creazione del digitale. Anche lì c'è un meccanismo di novità reale. Noi abbiamo, cioè, per non parlare poi della voglia di fare mercanzia che hanno le medie e grandi aziende italiane, perché Luxottica, che fa 2000 negozi monobrand in Cina, è un mercante, non è più un industriale classico, così come lo stesso Della Valle, lo stesso Cucinelli, sono persone che in qualche modo recuperano una vecchia cultura feudali, contadine o mercantili, e le ripropongono al mondo moderno. La modernità italiana non è quella di andare alla rincorsa della chimica fine, della bionica, della finanza da Goldman Sachs. La vera modernità italiana è quella di riciclare continuamente la propria anima interna. Se ci pensate bene, vado a chiudere, le cose che hanno funzionato nel momento di crisi sono state la dimensione contadina, la dimensione mercantile, la dimensione della sobrietà contadina, la dimensione artigianale. Sono le tre o quattro caratteristiche, processi profondi, che fecero uscire l'Italia dall'epoca feudale. Si usciva dal feudo, che era governato dal feudatario ricco, con soldi presi a prestito dagli ebrei, e scendevano dai castelli gente che andava a fare il mercante, gente che andava a fare il contadino, gente che andava a fare l'artigiano. A quell'epoca arrivò il quarto protagonista rispetto a questi tre, e fu la banca, cioè fu il Monte di Pegni, che i cappuccini, i francescani di allora, inventarono per finanziare, al posto degli ebrei che volevano il 60%, per finanziare artigiani, contadini e commercianti e mercanti. Ecco, se ci pensate bene, nel momento di crisi, in modo all'osso, come si dice, l'Italia resta quella di allora. I protagonisti naturalmente sono gli stessi, ma è la cultura mercantile, la cultura artigiana, la cultura contadina che si rinnova e si trasforma, e il meccanismo fondamentale finanziario era allora la banca, e ancora oggi non è più la banca, perché è stata uccisa la banca locale tradizionale, però è ancora la banca come riferimento di flussi finanziari, di bisogni finanziari di diverso tipo. Non è, spero di avervi fatto capire, che non è uno strapaese rispetto alla modernità dell'Europa, dell'America, della Cina. Noi stiamo ancora allo strapaese feudale, non è un modo di stare nella modernità con la forza che abbiamo sempre avuto, e quindi di vivere la modernità in qualche modo coniugandola alla nostra identità tradizionale classica. Se sapremo far questo, il modo anche di risolvere molti dei problemi o di offrire molti dei servizi o dei bisogni che sono indicati nell'indagine DOCSA potrà essere più facile. Grazie. Grazie, professore Delita. È stata una... Dal mio punto di vista, spero di condividere anche il pensiero di molti presenti, è stata... Per me molto, molto ricca, ricca anche perché, come dire, come lei ha premesso, rispetto ai tecnicismi di cui noi tanto spesso ci occupiamo, ci ha proposto una lettura originale, diversa,
dei fenomeni che leggiamo o che crediamo di leggere. Quindi davvero la ringrazio anche per aver, come dire, messo un po' in crisi dei punti di vista che tenevamo a torto o a ragione consolidati. Mi permetto una domanda che magari non so se interpreti anche i dubbi di molti presenti. La finanza ci dicono essere un mercato assolutamente globale, liquido, dove appunto il concetto di radicamento territoriale sembra perlomeno poco significativo. Lei oggi ci dice che in realtà, almeno per l'Italia, questo non è vero, non è così vero. È un tema che riguarda la relazione con la clientela e quindi i modelli distributivi, o è un tema che riguarda anche il contenuto dei prodotti finanziari, cioè il sottostante delle attività economiche su cui vengono costruiti poi i prodotti finanziari? Vede, tutte e due. Io mi sono soffermato di più sulla prima parte, cioè la ricchezza dell'offerta finanziaria può essere straordinaria. C'è certamente la banca che offre i suoi conti correnti, le sue obbligazioni, e poi ci stanno le SIM, e poi le SGR, e poi ci stanno le poste, e poi ci stanno i fondi pensione, i fondi comuni. Possiamo andare. Tutta questa ricchezza, questa molteplicità, poi deve atterrare sulla... Non può atterrare sul singolo, perché il direct marketing su queste cose qui è molto difficile. Chi l'ha sperimentato nel corso degli anni ha visto che non, con la telefonata, il numero verde, non vendi più manco la tessera di TIM, insomma, con il direct marketing. Eppure è gente che ti rompe le scatole per giorni e giorni al telefono. Figurarsi un prodotto finanziario è molto più complesso, più pericoloso, più sospettabile. Quindi deve atterrare. È evidente che la maggior parte dei gestori dei singoli segmenti d'offerta pensano di avere una loro autonomia. Se io faccio risparmio postale, cioè i miei uffici postali, ci penso io. Addirittura vendo prodotti assicurativi oltre che depositi postali. Se c'ho un SGR è un po' più difficile, naturalmente, ma a quel punto è tecnicamente necessario che la dilatazione, sperabilmente progressiva, dell'offerta vada ad atterrare. Atterra oggi in maniera strumentale sulla banca perché l'altro atterraggio sarebbe l'ufficio postale, o sarebbe un ufficio specifico, o sarebbe l'agente assicurativo delle Generali o della Cattolica. Alla fine sappiamo che l'agente è sempre stato troppo assicuratore, quindi non può fare questa interfaccia fra diversi prodotti, quindi resta la banca. E questa è la ragione per cui ho insistito. Che anche la qualità e il contenuto dell'offerta sia in qualche modo legata al territorio, questo è anche vero. Adesso non perdo tempo ad andarla a trovare, però l'attenzione fondamentale nel contenuto è ecologico. È ecologico, cioè rispettare il paesaggio, rispettare la dimensione ecologica, rispettare addirittura i rifiuti, cioè, non i rifiuti, il modo di gestire i rifiuti. E quindi naturalmente è evidente che se io ho nella gamma la possibilità di atterrare sulla banca, dico per dire, e offrire prodotti che attengono al territorio, io ho una doppia arma. Lavoro sul territorio attraverso la banca, sfrutto il territorio nel contenuto del prodotto. Però per far questo ci vuole una cultura strategica che molto spesso non si ha. Io sono un grande osservatore e lettore di piani industriali, di banche, assicurazioni, eccetera, non vedo nulla di tutto ciò. Veramente una sorta di autoreferenzialità, non settoriale, ma addirittura aziendale. Il territorio è diverso, i contenuti ecologici sono diversi. Prendete una qualsiasi
qualsiasi piano industriale o bilancio annuale e anche bilancio sociale di una qualsiasi società assicurativa o bancaria, non troverete questo rapporto caldo. Perché è caldo? Perché se io vado attraverso la banca a offrire a un prodotto che attiene alla ricchezza, alla qualità anche ecologica di quella comunità, la comunità reagisce. E siccome lì c'è poi il tam-tam da cui ti nasce la fiducia a macchia d'olio, io lì ci gioco. E invece no, invece avrete visto tutti negli ultimi 2 anni due grandi banche, Intesa e Unicredito, che avevano abbandonato il territorio in maniera violentissima per la solita divisionalizzazione stile McKinsey, che alla fine si sono ritrovati senza territorio e sono tornati al territorio. Come? Paginate sui giornali, noi siamo la banca del territorio, ma mica è facile, mica è facile rifare banca del territorio, 2 pagine, già, quando hai messo da parte 30-40 anni di presenza del dottor Derrida Senior a Piazza Vittoria a Roma. Insomma, c'è questo aspetto. E purtroppo questo tipo, questa componente del territorio, che io ho trattato non di straforo, ma di rinquarto e di rinterzo da biliardo, perché la mia cosa era invece la misura del controllo del singolo con la sua cultura contadina, il territorio diventa un elemento fondamentale nella società moderna, e quando glielo vai a proporre ti guardano così, perché non lo sentono, perché hanno fatto magari studi in America, ma a Guardia Grele, provincia di Chieti, non ci sono mai andati, ma io mica dico bene andare, ma il territorio si avverte girandolo, così come mio padre capiva Piazza Vittorio, facendo Piazza Vittorio è una grande piazza romana di mercati, di un mercato straordinario, ma perché il territorio devi vivere? Se il direttore di banca di Foligno, uso ancora Foligno, invece vive nel terrore, che cosa? Se glielo passano, o deve fare la telefonata a Milano, non sa mai che a Milano con chi deve parlare, perché anche questo non è. Beh, allora a quel punto il 59% che la banca ancora oggi ha come primato nella distribuzione è destinato a chiudersi, a ridursi. Però non si può lasciare questa cosa qui senza l'atterraggio territoriale. Perciò è responsabilità dei banchieri a riprendersi quel ruolo, perché altri non ce ne sono. Bene, grazie ancora. Un'altra lezione da tenere a mente. Professore, se lei si vuole trattenere con noi, naturalmente è benvenuto. Se invece deve scappare, non la tratteniamo. Grazie ancora davvero.